San Pietroburgo 50 anni fa, rare immagini di un'era lontana. Poi alla fine di ottobre e ai primi di novembre del 17 vennero i 10 giorni che sconvolsero il mondo. La rivoluzione bolscevica, condotta e diretta da questi uomini, trionfò e i comunisti conquistarono il potere. Lenin, il leader che cambiò il destino del suo paese, parla ai suoi uomini. San Pietroburgo non esiste più. Ora c'è Leningrado, culla della rivoluzione. Ed ecco le guardie rosse che al comando di Trotsky dettero l'assalto al palazzo d'inverno degli zar. Trotsky è morto, assassinato da Stalin. Oggi l'armata russa celebra il 50° anniversario della rivoluzione. Dietro la potenza militare e le grandi imprese spaziali c'è però la realtà di un popolo a cui la dittatura, dopo mezzo secolo, nega ancora la libertà e non è riuscita a assicurare un tenore di vita che si avvicini a quello della media dei popoli occidentali.